Buongiorno, Brenta Sicuro e Legambiente Sarmazza continuano il viaggio con i primi cittadini per chiedere loro dell'idrovia Padova Mare. Oggi, 16 marzo, siamo a Ponte San Nicolò con il sindaco Enrico Rinuncini. Sindaco, il progetto idrovia prevede il completamento dell'opera, salvaguardia dall'alluvione del Brenta e Bacchiglione e la navigazione di classe quinta. Quale importanza ha, secondo lei, l'opera dal punto di vista della sicurezza idraulica? Dal punto di vista della sicurezza idraulica, credo che se il punteggio fosse da 1 a 10 a 10 e mezzo, la situazione è importantissima. Ricordo oggi è il 16 marzo, il 17 marzo del 2011, qualche mese dopo l'alluvione del nostro territorio, e la piena è stata più alta addirittura di quando ha rotto, quindi in quel momento abbiamo desiderato profondamente quest'opera, che ritengo veramente essenziale per la sicurezza soprattutto delle aree a sud di Padova. Dal punto di vista ambientale? È altrettanto importante, credo veramente quest'opera è determinante per i nostri territori e anche quindi dal punto di vista ambientale sicuramente la ritengo assolutamente essenziale, non io, la nostra amministrazione, la comunità di Ponte San Nicolò, che è anche molto preparata su questo tema perché insomma essendo stata colpita a consapevolezza dell'importanza di questa importante opera. E per la parte trasportistica da diporto, soprattutto commerciale, cosa dice? Ma io sono assolutamente favorevole in generale, io ritengo che in Italia, ma questo insomma non lo dico io, lo dice la storia, probabilmente avremmo dovuto investire molto di più sul trasporto via mare, via acqua in generale, dai fiumi al mare. E quindi nello specifico l'idrovia, credo che poi chi anche l'ha immaginata, insomma lo vediamo dai ponti realizzati oggi e ancora nel passato, se ci fosse già un obiettivo, e oggi rimane un obiettivo strategico, un interporto da collegare con il mare, quindi assolutamente strategico e condivido. Per quanto riguarda invece gli aspetti ferrovia o camionabile, ecco lì non ho gli elementi sufficienti per poter dare una valutazione francamente. Secondo lei i sindaci vanno coinvolti nella scelta del miglior progetto? Credo di sì, anche se ritengo che qui veramente la palla deve essere ai tecnici. E poi comunque, siccome c'è un impatto nel territorio, sia per i sindaci sui quali l'idrovia va in qualche modo a colpire i loro territori, quelli sicuramente ed è doveroso. I sindaci invece che ne in qualche modo hanno beneficio possano in qualche modo dare perlomeno con le loro amministrazioni dare perlomeno delle osservazioni, sì. E per quanto riguarda il finanziamento dell'opera? Qui credo che questo dovrebbe, con un grande lavoro di squadra, poter essere un'opera così importante che potrebbe ottenere evidentemente finanziamenti europei. Nel caso è evidente che lo Stato deve farsi, perché qui non parliamo di un comune, non parliamo di una provincia, qui parliamo di un'intera regione, quindi credo che soprattutto sulla sicurezza idraulica un investimento da parte dello Stato sia essenziale, ribadisco, chiedendo in collaborazione con la regione, con le province, con i comuni, chiedendo ovviamente aiuto all'Europa. Bene, grazie Sindaco. Grazie a voi e buon lavoro.